Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati, un'altra settimana pimpante, insomma magari ce ne facciamo tante, ma abbiamo anche tante e tantissime soddisfazioni. Oggi io sono veramente col cuore colmo di gioia per due motivi: intanto l'esordio al Giro d'Italia Donne di Ilenia Lazzaro con Eurosport, e questo per me vuol dire molto, vuol dire non aver buttato via tanti anni, e soprattutto avere un Filippo Zana campione italiano. Grazie Filippo. Grazie. Ma io ti farei un applauso con tutto il mio cuore. Te lo faccio a lei io, che ti ha intercettato, no? Perché credo che oggi possiamo testimoniare, intanto, che da campione italiano sei nel gota dei grandi. Io guarda Rohan Dennis, Remco, Deve, Carapaz, Sagan. Cioè tu sei a quei livelli, e quindi se mi permetti oggi gioisco, perché invece di fare sempre i soloni abbiamo un grande campione, quindi questo per me è un grande merito, vero o non è vero? Beh, sicuramente è anche bello per noi, perché Filippo l'abbiamo visto crescere, è un altro che viene dal fango vero e proprio, e soprattutto secondo me è una grande soddisfazione per tutti quelli che hanno creduto in Filippo in questi anni, quindi da quando era piccino e adesso, che comunque è stato un po' anche il fulcro di come ha corso la Bardiani in questo campionato italiano, perché sono stati grandi protagonisti e Filippo ha proprio messo la ciliegina sulla torta. Faccio una domanda un po' scomoda, no? Perché la Bardiani, si sa, sono quelle società che faticano rispetto ad altre, perché non sono World Tour, e quindi farsi vedere per loro credo che sia qualcosa di molto importante, tant'è vero che quando ci sono i grandi giri a tappe ci sono queste fughe, per dargli un po' di visibilità, perché hanno bisogno, no? È un po' deludente il fatto di non essere andati in diretta per tutto il tempo come un campionato italiano avrebbe dovuto avere, nel senso che la Bardiani in quel giorno era protagonista come al Giro d'Italia, come al Tour de France. Non mancano un po' queste attenzioni? Ma penso che sarebbe stato sicuramente bello vedere tutta la gara anche per tutti i tifosi, e perché tanti me l'hanno detto, me l'hanno chiesto a me perché non l'hanno fatta vedere, e no, non sapevo cosa rispondere. Poi soprattutto anche quando ci sono state le premiazioni, hanno chiuso la diretta, e lì penso sia stato uno dei momenti anche più belli della gara, però la diretta TV hanno un certo tempo, quindi no. Sì, sì, no, tu sei molto bravo. Io siccome nella mia vita, insomma, ho sempre cercato di dire non quello che pensavo, perché anche i matti dicono le cose che si pensa, ma cercare di strutturare una realtà, no? Una realtà è questa, perché poi si parla di base, si parla anche di dare una mano alle società che devono emergere, alle persone che vogliono anche investire qualcosa sul World Tour italiano. Io credo che sia veramente un grave errore. Evidentemente politicamente è qualcosa che non va, o non siamo forti, o non siamo credibili. Fai una domanda che... Vabbè, dite se avete voglia di... Sono vicino, Nicola, non lo so. Io dico solo che è stata un'occasione sprecata, soprattutto anche per le donne, perché comunque la gara femminile con
presenti 8 delle migliori 15 al mondo. Volevo farti una domanda a voi di questo. Avrebbe meritato, ecco, una visibilità. Il palmarès delle donne era superiore a quello degli uomini, indubbiamente. Diciamo, per notorietà e per medaglie. Ha vinto la campionessa del mondo, insomma, cosa parliamo. Però cui, insomma, le donne adesso almeno avranno la possibilità al giro donne. Io queste attenzioni dico, le vorrei dare alle squadre emergenti, perché lui, io sono sicuro, tu il prossimo anno spiccherai il volo e ti auguro sicuramente farai, sarai in una squadra World Tour e quindi tu ti sei accasato giustamente. Però chi rimane sono sempre l'Androni, sono sempre quelle squadrette Bardiani, che fanno tanta fatica, che avrebbero bisogno forse di più visibilità. Nel vostro intimo, nello spogliatoio, vi siete parlati di questa cosa qua? Ah. O vi siete soltanto fregati le medaglie? Non ce l'hai. No, dai, diciamo che anche per gli sponsor e tutto, perché queste squadre devono vivere, insomma, e vivono con gli sponsor, e gli sponsor danno i soldi in base alla visibilità. E quindi sì, più visibilità si ha, più forse anche squadre potrebbero nascere e si potrebbero avere sempre, insomma, sì, un budget sempre più alto, e quindi sicuramente va un po' a svantaggio di tutte le squadre minori, sì. Però dai, speriamo che... La tua squadra è l'Androni Giocattoli, vero? No. Ma non è anche l'Androni Giocattoli una squadra di... Sì, la squadra è la Bardiani, e l'altra squadra è l'Androni. Che non si chiamano più Androni, sei rimasto indietro di... Giocattoli. Sei Androni Hopper adesso. Androni Hopper. Androni Giocattoli, ma la Bardiani, no. So perché c'è anche un amico comune che tra poco ti farò vedere, andremo a incontrarlo, che è SLSMP, anche quelli che vogliono... Infatti è un po' incavolato anche lui, nel senso, però abbiamo vinto. Non è che capita spesso. Spero che siano stati tutti contenti, magari non c'è stata la visibilità che volevano, però dai, dopo... La diamo noi, Bardiani, dai, Bardiani a tutta. Io adesso mando la Gran Fondo di Sestriere, perché qua c'era un certo Aru, che ha partecipato. Poi c'era anche la Ciuffini, che non dico cosa è arrivata, perché sennò sveliamo tutti gli arcani. Immagini di Zappacenere, Gran Fondo Sestriere, una bella Gran Fondo. Io sono un po' tiepido, ho assistito alla 24 ore di Feltre, che poi dopo forse tu ne saprai più di me, dove ci sono permesse le scie, per cui ci sono delle squadre che si mettono a disposizione delle donne, fanno le 24 ore però in carrozza, cioè nel senso sempre tirate. Sì, ma la 24 ore ha un format un po' particolare. Diciamo anche era molto glamour. Beh, ma lì tra l'altro ci sono state delle squadre che raccoglievano anche per sì, beneficenza, sì, quindi è proprio bello. Sì. Io l'ho fatta tanti anni fa, la 24 ore di Feltre. È pazzesca. È bella perché è divertentissima, cioè tu praticamente è un accampamento, perché poi mangi a orari stranissimi, ti dai i cambi, però praticamente non è che, cioè le donne corrono in gruppo. Certo. Quindi se trovi, se sai, no, hai perché, le gambe per te. Lo dico perché ha partecipato la mia Anna May, sai che tra poco... Ne parleremo, farà le 40 ore per i bambini per farla, e quindi era soltanto un inciso. Gran Fondo Sestriere. Ed è la Gran Fondo Sestriere, Colle delle Finestre. Immagini d'autore queste. Insomma, siamo nella parte apicale, dove sono svolti anche le Olimpiadi del 2006. Un parterre de roi. Immagini, come abbiamo detto, d'autore, grazie a Zappacenere e Atlantide Video Service che ci regalano questi momenti. Chiara Ciuffini, oramai una decana e soprattutto una campionessa delle medio fondo, e qua ci sono tanti interpreti, abbiamo visto sui nastri di partenza Fabio Aru e Chiappucci. Avremo modo di raccontare quello che è un po' la grandezza di questa Gran Fondo, una Gran Fondo che vede la bellezza di più di 1000 partecipanti, e quindi cosa si può dire? Una location incredibile. Un cielo azzurro ha colto tutti quanti, vedete il lungo codazzo degli atleti, e quindi Colle delle Finestre sarà da protagonista. E quindi, che dire, salite che evocano le grandi
le grandi gare a tappe. E quindi tra poco andremo e scenderemo in quello che sono tutte le alchimie di questa medio fondo e gran fondo, due saranno i percorsi e vedranno protagonisti proprio tutti gli atleti nelle varie classifiche. Tanto vediamo Aru, questa bella divisa azzurra, mi pare che oggi sia un uomo molto più rilassato rispetto a un tempo. Ecco, poi parleremo anche di Aru, mi pare che sia anche ambasciatore di una nota marca di biciclette, quindi una seconda giovinezza per lui, mentre stiamo proprio nei sobborghi dove siamo su Sestriere. Tra poco il gruppo affronterà la cronoscalata, chiaramente la cronoscalata del Colle delle Finestre, dove ci saranno chiaramente una classifica a tempo. Regia delle grandi occasioni questa per quanto riguarda la Gran Fondo. Siamo abituati a Screccia, ne abbiamo messe nel mirino non tante per la verità, ma le 10 top delle Gran Fondo le abbiamo tutte volute trasmettere con grande piacere, soprattutto per ricordare che le Gran Fondo sono un mezzo straordinario di promozione turistica, ma soprattutto devono essere fatte bene, come in questo caso anche qua un'organizzazione strepitosa, marchi importanti. D'altronde Specialized non investe quattro soldini se non sa dove vanno investiti, non vanno a fare certo brutte figure, quindi si fidano dei grandi organizzatori. Un saluto da parte nostra alla Chiara Ciuffini, anche lei ambassador della Specialized. Come ambasciatore ce ne sono molti, tanti, quante volte parliamo in questi casi, tanti amatori, sapete quanta gente, ci sono tutti gli strati sociali di vari lavori, le varie professioni. Qua possiamo trovare l'operaio semplice come anche il grande imprenditore con tanti tanti operai sotto. Cioè, voglio dire, è trasversale, le Gran Fondo sono trasversali, ma è trasversale il ciclismo, racconta la vita. Ecco qua, intanto vediamo Chiappucci che pedalata. Soffermiamoci anche su Chiappucci, che insomma ha fatto la storia, e voglio condividere con voi alcuni ricordi, tanto per capire il campione che stiamo raccontando in questo momento, con una pedalata che sembra che non sia passato nemmeno un giorno da quando lo incontravo io negli anni 90. Un grande corridore, dove io ricordo nei velodromi, l'ho avuto tante 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 volte con l'Ambi, con il Giro d'Italia e le piste, e quando entrava lui i velodromi venivano giù dal clamore, dal tifo, e non soltanto. E quindi è sempre stato un atleta che si è fatto amare, il primo forse tra gli artisti della multidisciplina. Quando andava anche sul ciclocross dominava tante volte le scene, come era un grande pista, era anche un grande ciclocrossista, senza contare che quando vedeva una salita anche un cavalcavia ai grandi giri dava spettacolo. Un uomo che anche lui ha raccolto meno di quello che meritava, ma sicuramente un campione che è rimasto nel cuore di tutti. Tanto per andare in cronaca, abbiamo visto anche Roberta Bussone, l'abbiamo visto prima la Chiara Ciuffini insieme a Lisa Aime. Per quanto riguarda altre donne, anche prima l'abbiamo vista, mi pare di aver scorto proprio tra le donne la Samantha Arnaudo insieme a Sara Mazzorana. Intanto Fabio Aru, un altro che atleta che ha fatto sognare. Io credo che Fabio Aru sia in credito con la fortuna, perché lui purtroppo è stato veramente un atleta tormentato dai malesseri, ma lui che comunque fa parte del gota dei grandissimi campioni, oggi lo vediamo qui al Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre, ha raccolto meno di quello che meritava. Lui è una leggenda, è stata una leggenda, però non è diventato il campione come Coppi, purtroppo, perché ha avuto grossi, grossi problemi fisici. Ma se questo fosse stato un ragazzo baciato anche un po' da più della fortuna fisica, sarebbe entrato veramente nel gota delle leggende, come Pantani, come Coppi, come Moser e tantissimi altri. D'altronde comunque è un fuoriclasse, anche lui, ricordo un aneddoto, mi pare il 2009, quando fece una Bassano-Montegrappa tutta di un sol boccone, fu preso a 150-200 metri dalla conclusione, ma si rifece l'anno dopo vincendola. Era già un campione quando era dilettante,
ha raccolto meno di quello che meritava sicuramente. Pure anche oggi Fabio Aru era qui in questa gran forma importantissima. Intanto siamo già sulla parte delle strade bianche dove la fa da padrone chiaramente il colle delle finestre, dove c'è una classifica, pensate, proprio stilata appositamente per queste categorie. Intanto vediamo le immagini che scorrono, diamo soltanto qualche tempo. Intanto Luca Bergaglito, la OMC, la affronta in 1:11:34, quindi miglior tempo per lui. Per quanto invece riguarda le altre posizioni, andiamo a vedere adesso, dare una scorta per quanto riguarda le donne, sono anche curioso di capire cosa hanno fatto. Comunque Vergalito, poi abbiamo Giron, Scotti, Rosso, Prandi, Contorini, Zanichelli, Rosselli, Pasquero e Pellegrino. Questi sono coloro che hanno, i primi 10 che hanno affrontato il colle delle finestre nel tempo da 1:11:34 di Luca Vergalito, la top 10 con Pellegrino che chiude a 1:22:11. Piano ragazzi, ci siamo anche noi. Abbiamo anche Zappacenere che da... Grazie. Pensate, anche Luca Bramati ha partecipato, mamma mia, lo vedo qua, Equipe Cicli Cappella, lui l'ha fatto in 2:08, ma d'altronde, oh ragazzi, qua davanti abbiamo degli atleti che non sono normali, questi qua vanno via come dei professionisti. Vediamo ancora bella questa immagine, come sta sui pedali, come morde sui pedali. Per quanto riguarda le donne, bene la Bussone, molto bene. Vergalito l'abbiamo visto, uno che si sta a fare sui pedali, su questo sterrato lì davanti. Abbiamo proprio un certo Fabio Aru, che di conserva sta portando alla vittoria su quello che pensiamo affronteranno in lungo, perché poi altri chiaramente scenderanno da qua, arriveranno all'arrivo e faranno il corto. Vediamo Fabio Aru. Quanti bei ricordi e quanta gente, poi guardando queste immagini, insomma un po' di commozione gli viene, perché comunque era professionista fino allo scorso anno e tutti quanti veramente abbiamo cercato di sostenerlo con tutte le nostre forze e soprattutto con tutto il nostro tifo. E vediamo insomma che bella gara sta facendo. Lì abbiamo Luca Vergalito con un Aru che gli fa da test. Da uomo così, da coach per dare una mano a questo Vergaglito Luca, che già si è aggiudicato la cronoscalata, lo vediamo. Tanto dietro aveva un bel mentore, uno che sapeva dare il ritmo e quindi conta anche molto. Bellissima questa strada bianca che ci fa capire esattamente quello che è anche il colle delle finestre, non è mica una salita da dire la prendo sotto gamba, qua bisogna avere veramente capacità, essere molto allenati. Abbiamo detto prima, non sono, diciamo così, corridori che si improvvisano. Sì, ne partono in 1000, ma i capi classifiche delle varie categorie sono quelle 10-15 atleti che fanno una vita da atleta tutto tondo, cioè vale a dire, sì, alcuni lavorano, ma ci sono alcuni che lo fanno quasi come una professione e quindi non c'è nulla da stupirsi ed è giusto che abbiano anche il loro momento anche di agonismo ad altissimi livelli, come in questo momento vediamo Luca Vergaglito, oltre ad essere primo assoluto nella classifica in questo momento generale tra il medio e tra il lungo, sicuramente va a tagliare il traguardo per così coronare il suo piccolo sogno dell'1:11:34 secondi nella cronoscalata del colle delle finestre che sta per terminare in questo momento, accompagnato da Fabio Aru. Lo vediamo in questo tornante e non è facile, e qua vediamo Aru che rompe la catena, si stacca la catena prontamente, la rimette su per tornare sotto a Luca Vergaglito per ridare a lui nuove speranze, nuova linfa, nuovo ritmo. Abbiamo visto colle delle finestre, hanno sbancato il banco veramente, man mano passano tutti gli altri. Abbiamo detto già la classifica con Vergalito con 1:11:34, segue
Filippo Ghiron 1.14, poi dopo Scotti con 1.16, con 1.19 Rosso Fulvio, Prandi Stefano 1.19, Zanichelli 1.19, 1.20 per Rosselli, poi Pasquero 1.22 e Pellegrino 1.22.11. Queste sono un po' le classifiche della cronoscalata. Chiaramente non c'è la calura che troviamo in pianura, qua siamo ben oltre i 2000, per cui insomma il fresco si fa sentire, soprattutto credo che non dia fastidio assolutamente ai corridori. Qualche diciamo impavido che è andato fino ai 2000 rotti metri per seguire i corridori in quello che è uno scenario, lo vedete da queste immagini, fantastico, il pascolo con le mucche da latte, credo, anche qua prodotti tipici importanti. E anche qua giugno inizia, siamo alla Roua, qua inizia la stagione turistica e qui una scommessa, un po' come la Top Dolomite e Madonna di Campiglio, che a giugno hanno messo in calendario le gare e queste gare qua portano e comincia il primo segnale per avere e riaprire al turismo con un po' di anticipo e perché no anche chiuderlo con un po' più di ritardo rispetto agli altri anni. Insomma la bicicletta sta cominciando veramente a perdere piede, soprattutto grazie anche alle Gran Fondo, e quindi per dare ampio respiro a quello che sono gli albergatori e tutto l'indotto turistico delle montagne, quindi un po' più giorni di, diciamo così, turismo montano non fa altro che far bene proprio al PIL, al prodotto interno lordo di queste zone. Chiaro che c'è lo sci, però non è che si possa vivere soltanto di sci. E quindi bene fanno gli organizzatori un po' in tutta Italia ad allungare queste stagioni turistiche. Intanto ancora vediamo Vergallito, Luca, accompagnato da il suo mentore in questo momento, il grandissimo campione di sempre, per sempre, Fabio Aru. E siamo già nei sobborghi, manca pochissimo alla conclusione del corto, lo vediamo in questo momento. Il corto, quindi siamo con la medio fondo, andiamo ad accompagnare Filippo Ghiron del team Dotta Bike, che va a vincere in solitaria per quanto concerne proprio la medio fondo, quindi percorso più corto rispetto ai due. Bene fanno adesso fare medio fondo e gran fondo, il corto non serve più, tante volte tre percorsi veramente erano troppi. Vediamo Filippo Ghiron, telecamera dedicata a lui di Fabio Zappacenere, va a vincere in 3:11:32 il medio fondo. Fulvio Rosso al secondo della Roero Speedbike con 3:16, intanto vediamo il podio, e Contorni Gabriele della Vivo MGK Vis con 3:18:41, quindi vediamo i festeggiamenti e il replay di Filippo Ghiron. Per quanto riguarda invece ancora la medio fondo, e quindi andiamo a parlare delle donne, eccola qua, intanto Roberta Bussone, la vediamo, va a vincere su Lisa Aime, quindi lei 3:32, la Lisa 3:34. Chiara Ciuffini chiude al terzo posto con 3:41 e 31, 3:41 e 31, champagne per loro. Roberta, vediamo il podio, Bussone. Bello questo podio, abbiamo detto Bussone, Aime, Ciuffini, ecco. È archiviato anche la medio fondo per quanto riguarda le donne. Per quanto riguarda invece, ragazze, la classifica del junior, abbiamo detto appunto Luca Vergallito, Vacchina Niccolo e Rinaldo Valerio in questa classifica speciale, e adesso andiamo su quello che è la gran fondo, e quindi interprete ancora Fabio Aru, piacere vederlo, mi auguro di vederlo più spesso in tutte le gran fondo possibili e immaginabili. E Fabio, ti posso dire una cosa, fai anche qualche puntatina sul ciclocross quest'inverno, perché sono convinto che la tua presenza porterebbe veramente tantissimi giovani a partecipare e soprattutto tanto pubblico che ce n'è bisogno. Quindi il mio invito è di tutto cuore, caro Fabio Aru, vai e fai che la tua presenza possa portare bene al mondo del ciclocross, perché tu da lì che vieni e tu è da lì che hai amato il ciclismo. Abbiamo detto sulla medio fondo prima Ghiron, Rosso e Contorini,
e contorni, scusate Gabriele, e adesso andiamo ad accogliere il vincitore della Gran Fondo targata 2022, Luca Vergallito, con 3:52.18 vince su Federico Scotti della Peking Racing Team e Kuaz Vladimir della Cicli Lucchini con 4:02.22. Premiazione al volo per Luca Vergallito, questo lo vediamo, è il podio, e quindi Vergallito, Scotti, Kuaz. Per quanto riguarda la generale femminile, Samantha Arnaudo, OMC, Sara Mazzorana e Michela Tallone in terza posizione. Ancora replay di Vergallito, per giusto anche dare visibilità alle donne. Goretti, De Marchi, Bertone, Martinale, Girello, Beccaz, Maria, Marietta, Aleina, Tondin e Puleo, Isabella, sono quelle che hanno conquistato le top 10 della Gran Fondo delle donne. Vediamo, questo è il podio con Arnaudo, Mazzorana e Tallone. Quindi ricapitolando, si aggiudica la Gran Fondo Vergallito, quindi l'appuntamento con Sestriere e il Colle delle Finestre sicuramente per il 2023. It's like loading yourself into a cloud. The whole experience, you're floating around on this beautiful mixed surface, and then I climb out of the saddle, I shift up, and I'm like slingshotted forward. It's like a gravel dream. Ben rientrati amici discreti, intanto la Aru è tornato. Ma Fabio amici. Si sta divertendo, tra l'altro l'avevamo ha fatto visto, ha cambiato faccia. Anche la settimana scorsa ha fatto anche la Iro, sì. Sai che l'avevo la settimana scorsa, abbiamo messo in onda la Iro, quindi penso che Fabio sia tornato un po' indietro a quando erano giovani, quindi sì. Faceva... Ma giovani, chiedimi se sono felice. Ma io adesso Fabio lo aspetto anche qualche gara di ciclocross quest'inverno. A proposito di ciclocross. Dai, fagli una domanda sul ciclocross, dai. No, a proposito di ciclocross, ma scusami Tu lo ami il ciclocross, è vero? Sì. Io non mi capaci da pensare che tu non possa fare uno e anche l'altro. Ma possiamo ricordare a chi scopre Filippo Zana da 5 anni chi è Filippo Zana e quello che ha vinto nel ciclocross Filippo Zana? Beh, tutto ha vinto, mi pare, no? In tutte le categorie ha vinto, tutta questa maglia italiana non è che altro una prosecuzione del debutto. Esatto. Sì, no, dai, spero di ritornare presto, di cercare di incastrarlo nei programmi. Sai perché lo dico, Filippo? Tanti anni abbiamo detto, mancavano quelle figure, oggi stanno arrivando quelle figure. Noi ci abbiamo creduto più di 20 anni fa, per cercare di... Oggi ci sei arrivato tu, ci stanno arrivando altri. Questi professionisti che possono arrivare nelle gare del Trofeo Triveneto o del Giro d'Italia, porta pubblico. E quindi potrebbe veramente alzare le sorti. Nessuno pretende che vincano. Però è il cartello importante, no? Ma sicuramente penso anche per i ragazzini che iniziano, penso sia uno stimolo in più, quindi cercherò di esserci, di riniziare insomma a fare qualche corsa di ciclocross, perché fa bene anche per me stesso, insomma è una grande preparazione, quello che un'ora fuori soglia in allenamento non si fa, quindi... È vero. È sicuramente un'ottima base in inverno per poi iniziare al meglio la stagione e quindi cercherò di esserci. Non lo chiedo a Ilenia, perché sennò poi parte e non la finisce più e quindi ci risparmiamo la filippica con Ilenia, però voglio dire, è partito il Giro d'Italia donne. Insomma, sono contento del percorso, stai facendo un bel lavoro. Poi a me la campagna piace tanto.
Non c'è Campagna. Non c'è Campagna, vedi, sto ricordando. Con Panca, Panchetti. Dai, Panchetti, sì, sto scherzando. Panchetti, gli ho detto anche in privato che mi piace tanto, è una persona molto umile. Molto umile, Panchetti ti dà molto spazio. Bravo, molto appassionato. E poi ti dà spazio. Nel senso che mi piace questa alternanza quando lavori con Panchetti. Mi trovo molto bene. È vero. Ma che soddisfazione avete, come da tutte queste robe? Tante ore anche. Allora, perché la cosa che ho visto, io adesso sono un po' incacchiato anche io perché non ho visto Zana, perché l'ha visto crescere, penso se lo vedevo nell'orario che sapevo, eccetera, mi sarei preparato dalla mattina, no? Però ho visto tutti quanti i campionati del mondo su Eurosport e non mi capacita sta cosa qua. Non avevamo i diritti noi, quello italiano, se no se l'avessi commentato io lui urlavo da quando cominciava la volata. Cioè non ne facevi neanche. Però posso solo dire una cosa, sì. Non per la filippica, però chi ha fatto cross si vede lontano un chilometro. Soprattutto sì. Nei finali così, è vero, così difficili. È vero. Cioè, lui ha fatto le curve in una maniera che mi invito a rimanere. Sì, ti dà qualcosa in più e anche per questo ho detto che bisogna tornare a farlo. È vero. Come una volta si diceva in pista, no? Se non facevi pista era esatto. Difficile nelle volate e cascavi. Quelli che non facevano pista volavano nelle volate, volavano proprio letteralmente. Ti dà quel taglio, quella scaltrezza, no? Quindi quel ragionamento in pochi secondi che poi può fare la differenza. Bene, io adesso mando gli europei di H da Maribor in Slovenia. Belle medaglie anche, abbiamo preso medaglie. Sì, ma... E Alan, no, ecco, mi anticipi sempre. Io ho visto video, io lo voglio qua, Alan. Facciamo i complimenti a Alan Beijing che ha vinto l'EWS Kanazai, che è una delle gare più importanti che ci siano di enduro. È vero, croce delizia, perché... Lavorando, ricordo, 8 ore al giorno in negozio. Sì, quindi vuol dire che comunque non c'è un grande vivaio che sta venendo su. No, sai cos'è? Su. Che in una disciplina come il downhill... È molto specialistica. La guida è ancora fondamentale e Alan Beijing ad oggi, per me... è ancora il miglior pilota che abbiamo in discesa, quindi... Sì, è un po' come un pilota anche... È come un pilota di MotoGP, di Formula 1, sì, sì. Cioè, se tu Valentino Rossi lo togli, lo metti anche fra 5 anni, Valentino Rossi comunque sa guidare. No, indubbiamente ha fatto un qualcosa di incredibile. Quindi sono contento di mandare gli europei di DH da Maribor e quindi ringrazio anche, chiaramente, il presidente Enrico dalla casa e... il nostro amico Stefano Bertolotti, servizi di Christian Bon.
integratori per lo sport. Ben rientrati amici di Scratch, mamma che bella puntata, ma non è bella, è una puntata che fa cagare esattamente come tutte le altre puntate. Non è vero. C'è qualcosa in più, c'è Filippo Zana. Appunto, vabbè, abbiamo capito italiano. Porco cioè. Boia. Ma no, vedi Filippo, io sono un appassionato, organizzo da sempre. Io ho iniziato come organizzatore dopo i mondiali di ciclismo qua a Bassano, quindi per me organizzare era una vocazione, no? Quindi quando organizzavo anche per i bambini, davo la stessa attenzione come se fossero delle gare dei professionisti, ma ancora di più perché là vedevo un serbatoio, ho sempre visto un serbatoio. Si parla del Gran Premio Comunità Montana Ambrente, l'ho fatto per tantissimi di quegli anni, però ha dato tantissimi corridori al professionismo, no? Bandiera, ma non soltanto, lui c'è, cioè, tutti, sono parte della Comunità Montana, perché credo che il vivaio sia importante e credo che voi avete una responsabilità in più, un po' quello che sta facendo un po' Filippo Pozzato, no? Cercare di andare nella base, cercare di creare quell'interesse intorno al mondo del giovanile, al mondo delle società che patiscono più di altri. C'è un piccolo progetto, c'è qualcosa che ti verrebbe in mente di fare? Ma ho visto che negli ultimi anni sì, il ciclismo soprattutto giovanile sta un po' soffrendo e sì, sarebbe bello un po' incentivarlo e riuscire a tirar su qualcosa, perché sempre più squadre chiudono, sempre meno bambini iniziano a correre in bici, sarebbe bellissimo, anche perché penso che oggi andare tutti i giorni sulle strade, anche noi, sì. Non si sa mai se si torna a casa. E purtroppo adesso è così, speriamo che si riesca a migliorare anche in questo campo e riuscire a dare sicurezza e speriamo di... Ma quando avevi 13-14 anni che facevate una gara, qualsiasi gara su strada, o anche il ciclocross, e arrivava il professionista, come la vivevi? Come appassionato? Come vivevi? Io immagino giocando al calcio, se arrivava, quando io ho visto Rivera qualche anno fa a Roma, sono impazzito. Sì. Come la vivevi da piccolo? Diciamo, non mi sembra vero vederlo lì davanti a me, ma anche tutt'oggi in gruppo. No, dai, passare vicino, ma insomma, passare vicino a Nibali, Valverde, così mi fa un po' un certo effetto, anche perché io ho sempre guardato in TV vedere le sue imprese. Tu però, ma non mi sembra vero. A me sembra. E soprattutto per avere questa maglia, non ci credo ancora. Però dai, è bellissimo così. Non è legna, ma io non mi ho parole. E io l'ho portato qua apposta perché sapevo che veniva fuori questa cosa. Hai venuto per no, te, per mi può far piangere perché dopo... Per me non mi caga mai nessuno. A me. No, ma allora, ti stai rendendo conto? No. No, ancora no, forse ancora troppo presto. È troppo presto. Beh, io guarda, ti auguro che di non dimenticare quello che hai detto adesso, perché credo che tanti ragazzini adesso vedranno in te qualcosa di importante. È la prima volta che abbiamo un Filippo Ganna che spacca e sappiamo che può andare alla grande. Non sei, quest'anno non sei una sorpresa, hai iniziato bene la carriera, questo inizio di stagione, con una squadra con veramente... con gli attributi giusti, dove si crea quello spogliatoio e non ci sono i milioni di euro che capitalizzano molto le altre squadre, quindi la Bardiani. E quindi io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutta la tua squadra. L'ultimo servizio è la Twill, ultima tappa dell'Internazionale che Italia tu Series. Mi commenterai, esatto, tra l'altro, che dà delle belle indicazioni, perché adesso luglio e agosto saranno i mesi importanti anche per il mountain bike, certo. Ci sono le prossime coppe del mondo dove avevamo già visto insomma che gli atleti stavano andando forte, tipo Filippo Fontana, tipo Luca Braidot. Diciamo che la Twill, che ha avuto comunque un bel parterre, ha dimostrato che i nostri italiani stanno cominciando ad andare forte. Già la Specia e la Martina Berta è tornata alla grande, quindi direi che insomma luglio e agosto è anche un mese importante per la mountain bike, perché ci sono gli europei, ci sono i mondiali e bisogna assolutamente fare il tifo per i nostri. Siamo nel momento, diciamo, topico della stagione. Sì, e abbiamo anche tanti giovani, come qui
In questo caso con Filippo Zana c'è stato secondo me il ricambio, perché mai come quest'anno un campionato italiano ha avuto comunque una top 5 di ragazzi molto giovani, certo, che tra l'altro tutti si erano messi in luce nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, perché Filippo aveva vinto l'Adriatica Ionica, Tizza che era in fuga l'avevamo visto davanti al Giro del Belgio, Rota aveva fatto un gran lavoro al Giro del Belgio, è stato tirato tanto indietro al Giro d'Italia, Battistella, vabbè. Io credo che ci sono stati dei momenti che volevi esplodere. Ma diciamo che al Giro andavo soddisfatto, ma non sono mai riuscito a trovare la condizione giusta, speravo di fare qualcosa in più e ho cercato comunque di dare il massimo, però sì, la condizione non era soddisfacente. Beh, a quelli che ci pigliano un po' per i fondelli, no? Sappiate che vi abbiamo regalato dal ciclocross un campione anche su strada. È vero. Punto. E questo lo sottolineo per l'ennesima volta. Andiamo alla Twill. Però prima di mandare la Twill, ultima mia chiusa. È vero, abbiamo regalato un campione italiano alla strada, ma ricordatevi che Quinten Hermans intanto qualche bella cosa le sta facendo, sì. Quindi avanti così, lo riaspettiamo quest'inverno. E io ho già capito tutto qua, vabbè, ne parleremo più avanti. La Twill, Val d'Aosta. Ultima tappa degli internazionali d'Italia Series con la Twill Bike World, gara bellissima in un contesto spettacolare, tra l'altro con tantissimi atleti anche stranieri al via. Queste le immagini del pre-gara, ricordiamo, con la sintesi andremo alle gare UCI, quindi le gare dedicate agli junior, alle donne Elite Under 23 Juniores e agli Elite, un percorso molto bello disegnato da Enrico Martello con questo rock garden un po' particolare formato da tantissimi tronchi con una pista di pump, veramente il gota del mountain bike al via. Abbiamo visto anche la Batten, così come la campionessa del mondo Ivy Richards, che vedremo poi impegnata nella sintesi dedicata alle donne. Prima gara valevole, tra l'altro quella Juniores anche come prova di UCI Junior Series. Attenzione, perché in ottica di internazionali d'Italia c'è Marco Betteo che deve assolutamente consolidare la leadership. Marco, che è sempre stato uno dei migliori junior anche a livello internazionale. La gara però si gioca tra due atleti, Emil Herzog della Stevens Schubert Racing, Marco Betteo che vediamo appunto in maglia di leader dell'internazionale d'Italia, e Paul Magnier della Veloroc Lapierre. Sicuramente talento multidisciplinare Emil Herzog, tra l'altro ha vinto anche recentemente alcune gare importanti su strada. Vediamo appunto l'atleta della Stevens nelle prime posizioni, dietro c'è una bella lotta con appunto Marco Betteo in maglia di leader, che deve dimostrare di essere uno dei migliori anche per quanto riguarda la nazionale azzurra schierata questa Junior Series da Mirko Celestino. In finale vince Emil Herzog su Paul Magnier,
Marco Betteo in terza posizione, Quentin Lucchini in quarta, Carlo Cortesi in quinta. Andiamo con la sintesi poi della gara donne che vede anche il ritorno della campionessa del mondo Ivy Richards, di Martina Berta, che dopo un periodo appunto di recupero da un brutto incidente è ritornata già con la vittoria del titolo italiano nello short track. C'è anche Ellie Batten, quindi ci sono veramente tutte le migliori in maglia di leader. Attenzione, perché c'è Giada Specia della Villiers Pirelli, che sta andando molto molto forte, quindi sarà una bella gara da seguire, anche quella dedicata alle ragazze, con Eva Lechner in maglia tricolore, con Martina Berta, e poi la lotta della lotta anche per quanto riguarda la classifica juniores, con i tratti del percorso dove vediamo appunto molto bene Ali Batten, partita molto forte l'atleta di Specialized Racing Team, e subito dietro vediamo però quello che succede. C'è un duo composto da Martina Berta con Giada Specia, che ricordiamo essere in maglia di leader. C'è anche Ivy Richards con la sua fiammante maglia tricolore, scusate, maglia iridata nel cross country. Eccola qua, Ivy Richards con Martina Berta, subito dietro Giada Specia. Queste sono le prime quattro della gara assoluta femminile. Poi c'è, ricordo, anche la gara nella gara, perché con la categoria elite correvano poi anche le junior, facevano ovviamente una tornata in meno. Vediamo Ivy Richards impegnata in questo tratto in salita, con Batten che invece è stata presa da Martina Berta. Martina che è tornata appunto dopo il bruttissimo incidente già con un'ottima condizione di forma, tanto da aver vinto la settimana scorsa il titolo italiano nello short track. Qui è proprio il sorpasso di Martina Berta e una Batten che comunque non molla, ed è subito lì dietro. Arriva anche Giada Specia, atleta di Villiers Pirelli, ricordiamo donna under 23. Qui Martina che cerca di allungare con Batten subito dietro, c'è ancora anche la Specia. Insomma, una gara donne che è molto molto corta anche nei finali di gara. Cadò anche a Eva Lechner, che al momento è in ottava posizione, la campionessa d'Italia. Ricordiamo, i titoli italiani si correranno fra qualche settimana in Val Casiers. Allunga Martina Berta. Molto buona l'azione dell'atleta della Santa Cruz, che va verso anche, direi, una vittoria che fa bene al morale non solo. E Giada Specia ha preso e saltato sia le Batten che Ivy Richards. Bello questo slow-mo in discesa. Ancora questo rock garden particolare fatto appunto con dei tronchi, molto molto bello, molto tecnico anche. E siamo vicini alle fasi finali di corsa, che ci proiettano comunque due azzurre che stanno crescendo molto molto bene in vista dei prossimi appuntamenti importanti. Ricordiamo, luglio sarà il mese clou per campionato europeo e poi in agosto i campionati del mondo, con Berta che comincia ad avere un buon margine soprattutto nei confronti della leader Giada Specia, che grazie a un ipotetico podio andrebbe a consolidare ovviamente la classifica generale di questi internazionali d'Italia Series. Atleta di Trek Pirelli, quest'anno una delle migliori assolutamente del panorama italiano, ricordiamo è ancora un'atleta under 23, quindi giovanissima. Dietro anche Giorgia Marchette a giocarsi un podio con Hallie Batten e con Ivy Richards. Eccola qua Ivy, anche lei una stagione un po' sfortunata quest'anno per Ivy Richards, in maglia iridata. Un po' di problemi alla schiena hanno ritardato anche la sua condizione, ma sappiamo che insomma la Richards non è sicuramente un atleta che si tira indietro e sarà grande protagonista anche per la difesa del titolo iridato che sarà in agosto. Molto bene Giorgia Marchette. Non vediamo inquadrate poi le restanti 4 per la top 10, ma andremo appunto a nominarle ora. Vince comunque Martina Berta per Santa Cruz, 1:36.03. In seconda posizione va a vincere anche questo internazionale d'Italia Series Giada Specia della Villiers Pirelli. Quindi Ivy Richards, la campionessa del mondo per Track Factory, in terza posizione, quindi Ali Batten in quarta, Giorgia Marchette in quinta, Greta Seyward in sesta, quindi Batti, Lechner, Teocchi e Last, con Massimo Ghirotto a premiare le grandi protagoniste.
e champagne per le vincitrici di giornata e direi anche della classifica generale. Ah, dai, sono stati 2 mesi difficili, lo ammetto, sono stati impegnativi. Oggi volevo tornare ai cross country a vedere come avrebbe reagito il mio fisico. E dai, sono contenta. E oggi è più, ha un significato particolare questa vittoria. E sono veramente contenta. Posso guardare, penso, il resto della stagione a testa alta e guardando i prossimi obiettivi. Sì, sono molto contenta. Oggi stavo bene, è stata una gara molto molto dura anche considerando gli avversari che c'erano. E comunque alla fine stavo bene, ho lavorato molto bene in altura lo scorso mese, quindi sono in forma e insomma ho raggiunto il mio obiettivo sia tenere la maglia degli internazionali e ho ottenuto anche un buon risultato in questa gara qui. Con gli highlights andiamo nell'ultima gara in programma, quella dedicata agli Elite e agli Under 23, anche qui un parterre de Roi, anche il campione d'Italia, Dirko Ledani, c'è Hatley, c'è Luca Braidot in maglia di leader dell'Internazionale d'Italia Series. Ricordiamo però appunto che nella classifica donne junior ha vinto Katrin Embacher della Nazionale Austriaca, mentre la migliore e appunto italiana è stata Lucrezia Braida. Terza, sesto posto per Valentina Corvi della Trinx Factory Team, che in virtù appunto del piazzamento ha vinto anche la classifica juniores dell'Internazionale d'Italia Series. Andiamo con la sintesi per quanto riguarda appunto la gara Elite, anche qui è una gara molto bella e molto combattuta, con Ben Oliver subito partito molto molto forte, c'è anche Yuri Zanotti, c'è Daniele Braidot, c'è Luca Braidot, c'è anche il grande protagonista poi delle ultime corse, appunto Luca Braidot, molto bene anche Alan Hatley, campione sudafricano della Cannondale Factory Racing. Questo è un gruppetto che ha un po' contraddistinto la parte iniziale di questa gara. Molto buona anche la prestazione fino a questo momento di Yuri Zanotti, che era salito tra l'altro già sul podio la settimana scorsa ai campionati italiani di short track, ricordiamo vinti da Daniele Braidot su Filippo Fontana e appunto Yuri Zanotti. Sta andando molto forte anche Nadir Coledani in maglia tricolore, ma vediamo appunto Luca Braidot nelle prime posizioni, solo al comando, dietro una bella lotta con Hatley, Nadir Coledani. C'è anche Yuri Zanotti, guardate la difficoltà nell'affrontare questo Rock Garden con i tronchi. Rock Garden un po' particolare ma molto molto bello, devo fare veramente i complimenti agli organizzatori di La Twill perché hanno fatto un percorso molto tecnico e a mio avviso anche molto sul pezzo, visto appunto quello che questi atleti poi troveranno in Coppa del Mondo. La cavalcata solitaria di Luca Braidot, dietro una bella lotta con appunto Hatley e non solo, perché c'è ancora anche Yuri Zanotti con Nadir Coledani subito lì, c'è anche Ben Oliver Sitsov, attenzione anche a lui. Siamo all'ultimo giro con Luca Braidot che ha un buon margine nei confronti di tutti gli altri. Eccolo affrontare la linea A, qui in discesa, Nadir Coledani si porta in seconda posizione, Yuri Zanotti in terza. Ci sono stati anche parecchi sorpassi, qualche errore anche di qualche caduta, quindi la top 10 cambia. Non cambia però il grande protagonista di questa giornata, voglio dire il friulano di Mossa, Luca Braidot con Filippo Fontana, che attualmente è nono. Ed è il secondo degli Under 23, quindi anche per lui punti importanti per poter conquistare la maglia di leader finale per gli Under 23 degli Internazionali d'Italia Series. Il passaggio, questo è l'ultimo giro, scusate, non quello prima, con posizioni abbastanza definite, con Luca Braidot che ha circa un minuto di vantaggio nei confronti di Nadir
con le Dani già più staccati gli altri, Yuri Zanotti, che ricordiamo essere rientrato da pochissimo, anche lui ha avuto un inizio un po' sfortunato, lui che quest'anno era partito molto bene ed è passato appunto al team BMC. E sarà una bella lotta anche in Val Casiers per il titolo italiano, soprattutto tra questi tre grandi protagonisti, vale a dire Braidot, Colledani e Zanotti. Attenzione però anche a Daniele Braidot, che è sempre uno dei migliori, eccolo qui, ricordiamo, campione italiano di short track la settimana scorsa, quindi lui una maglia l'ha già vinta. Intanto ultima tappa e ultima vittoria per Luca Braidot della Santa Cruz, in seconda posizione Nadir Colledani dell'MM Factory Racing, quindi in terza arriva Yuri Zanotti, complimentato anche da Mirko Celestino per BMC, quarta posizione per Ben Oliver, quinto Anton Sissov, sesto Braidot, settimo Bauman, nono Filippo Fontana, secondo Under 23, ma vince lui la classifica degli Under degli internazionali di Italia Series. Sentiamo i grandi protagonisti. Ho lavorato tantissimo in altura queste ultime due settimane, quindi non sapevo bene come poteva essere la gamba. In realtà ho fatto i primi due giri a ruota, dopo ho visto che ne avevo e ci ho provato e sono riuscito ad andare via subito. L'anno scorso è stato un anno difficile per me, forse il peggiore della mia carriera. Ho avuto una grandissima delusione alle Olimpiadi e da lì ho cambiato tutto nell'alimentazione, nella preparazione, tutto, e i risultati li stanno vedendo e sono felice come sta andando. Adesso arriva un bel blocco di Coppa del Mondo e diciamo che la stagione è vera e da qua in poi. Ben rientrati amici, siamo in chiusura. A proposito di bar, ma perché cazzo non hai fatto un birrificio? Fai il birraiolo, no? Perché non l'hai fatto? Diciamo che ho iniziato a correre in bici e... Però voglio dire, quella è stata anche comunque, credo, una palestra con i tuoi genitori, no? Ah dai, diciamo che... Ti hai messo a lavorare subito, insomma. Ah, ma io mi divertivo là. Andavo in giro in bici, facevo i miei giretti, e era più un divertimento. E... Poi invitavi tutti gli amici a bere una birretta. Sì, ero così piccolo che non capivo. Stai attenta, tua mamma e tuo papà quando hai vinto sto cacchio di campionato, cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Non lo so. Penso tutti in famiglia erano tutti felicissimi, ma tutti anche i conoscenti, tutto il paese. Cannata, dimmi Cannata. Cannata, felicissimo, ma tutti che mi chiamavano, sono riuscito a rispondere a tutti i messaggi, le chiamate ricevute, però devo ringraziare tutti perché veramente ho avuto tanto tanto affetto. Guarda, quando io guardo a me piace tutto lo sport, ma quando vedo Jacob, per esempio, no, perché il massimo dei 100 metri, dell'espressione fisica, tutto. Ma anche a te, quelli che vincono in maniera che mi piace a me, pulita, con sacrificio. Io ho detto anche a mia moglie, avessi avuto un figlio così sarei impazzito, perché è qualcosa di troppo bello. Quindi non è che l'invidio, anzi Maria Vergine, ma come sono contento per i tuoi genitori, per tutti coloro che poi un domani potranno avere questi figli che gli danno questa possibilità, questa grande soddisfazione, perché credo sia immensa. La soddisfazione è immensa, immensa. Questo, ma penso per tutte le persone comunque che conoscono anche la... Ma io vivo a Bassano, la... no? Sì. E a Bassano, una città strana, io abito in centro, e il venerdì e il sabato o la domenica è tutto abbastanza calmo fino alle 11, poi fino alle 2-3 di notte, non so, disastro. La gente arriva a Bassano del Grappa, cosa fa? Siamo a Bassano, e urlano, e bestemmiano, pisciano dappertutto. Cioè io non voglio dire che quello è lo stereotipo dei giovani. No, perché non è tutto così. Non è così, però non possiamo far finta che non esistano questi. Perché noi continuiamo sempre a dire che i giovani non ci hanno voglia di fare un tubo, eccetera. Non ma è vero, ma ce ne sono anche tanti che però non li facciamo vedere. Io dico, passando una città strana perché urlano tutti, un po' di decibel in meno. Però credo che se noi dobbiamo esportare questi.
Ma infatti, ripeto, quello che posso dire di questo, di questa stagione e soprattutto di questo, di questi ultimi mesi, è che il ricambio generazionale che è avvenuto 2 anni fa nelle donne sta avvenendo adesso nei, nei ragazzi. Quindi prima di dire che il ciclismo non c'è, che questo e che quell'altro, lasciamo crescere questi ragazzi, punto. Tuo desiderio in futuro? Adesso, prossimo anno, a parte fare il ciclocross, spero di vederti, avrai sicuramente una squadra importante. Ma adesso speriamo di onorare la maglia. E hai tutto l'anno? Sì, tutto l'anno. E poi un altro sogno, il Giro d'Italia, maglia rosa, sarebbe il top. Beh, guarda, io sono certo di una cosa, e se te lo dico io, mi devi credere. La maglia rosa la prenderai e verrai qua e festeggeremo insieme. Come faremo? Dopo questa trasmissione, va bene? Assolutamente sì, anche perché ha firmato il nostro wall, il nostro muro, sì. E vedendo che ha firmato il muro qualche paura, mese fa, è rimasto un po' così. Aspetta, guardo chi ha firmato. Noi non svegliamo i nostri. Non svegliamo, però è un'altra che io aspetto in maglia rosa Italia prossimamente. Donne. Quella che ha firmato il muro vince il Giro Donne. Sai che non mi ricordo neanche. Ma non è meglio, va bene così. Okay. No, mi ricordo. Vabbè, non lo possiamo dire. Non lo diciamo. Vabbè, venite qua a Scratch, diciamo che... Allora, io intanto ti ringrazio tanto, Filippo. Grazie a voi. Tanto. Chiudiamo questa trasmissione con un fuori copertina, no? Una volta io sono un tipografo, c'era la prima di copertina, la seconda e la terza di copertina, che chiudava la quarta, che era poi dopo, in pratica, la finale, no? E allora ti dedichiamo questa terza di copertina che ti costerai a casa tua. E quindi l'appuntamento noi lo diamo per settimana prossima. Ti ringrazio veramente tanto, dai un bacio e un caloroso abbraccio a tutti quelli che vuoi bene, ma soprattutto ai tuoi genitori. Grazie. È avuto un piacere così grande che io lo condivido con tutti quanti i nostri telespettatori. Grazie a voi. Grazie amore. Grazie. E buon lavoro per il tuo, grazie, per il tuo bel percorso. Grazie a voi, a settimana prossima. Auguri Anna May per i 1000 chilometri a Farfalla. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.